Eccoci qui ragazzi, siamo pronti, abbiamo sconfitto tutti i Super 4, siamo qui davanti a questa porta che ci condurrà direttamente dalla campionessa, l'ultima sfida, la più difficile, contro appunto la campionessa di tutta Kalos, che avrà un team molto particolare, un team diverso ovviamente, non avrà un monotype, quindi sarà molto molto difficile da sconfiggere, in più ha anche il potere della mega evoluzione. Noi nella scorsa puntata abbiamo perso un membro. Se non avete visto lo scorso episodio come è morto il nostro Foxy, vi invito a guardarlo immediatamente perché è stato già uno scontro difficilissimo il penultimo. E adesso ci attende una sfida ancora più ardua con un Pokémon in meno. Questo Pokémon che mi sarebbe anche dovuto servire contro la Mega di Dianta. Quindi ragazzi ho avuto davvero una grave perdita. Ma per sopperire a questa perdita sto provando a utilizzare Lifus con Fango Bomba. Infatti ho insegnato proprio Fango Bomba al nostro caro Venusaur. Quindi ragazzi vi do il benvenuto in questo ultimo episodio di Pokémon X Elimination Nuzlocke. Mi raccomando ragazzi, tanti pollicini in su per sostenere questo ultimo episodio, per farmi sapere se questa serie vi è piaciuta, un bel commento riguardo tutto dal primissimo episodio fino a questo. Quindi ragazzi io sono pronto, o almeno lo spero, quindi andiamo. Siamo davvero carichi per andare a sconfiggere Dianta. Dobbiamo stare davvero attenti perché è davvero incredibile, davvero incredibile. Ha anche la mega evoluzione, quindi in scioltezza, ragazzi, in scioltezza. Su, dai così, saliamo verso l'ultima sfida, la più ardua, ed eccoci qua. Eccoci qua. Questa è la sala che voglio. Questa è la sala dei campioni. Dianta, siamo pronti per sfidarti. Eccola qui. Benvenuto. Io sono Dianta, la campionessa. Ah, ma noi, se non sbaglio, ci siamo già incontrati a Luminopoli e a Temperopoli, vero? E così, tu sei quello di cui mi ha parlato il professor Platan. Tu e la tua squadra avete fermato il Team Flare. Grazie, avete salvato tutti noi. Dovete essere davvero straordinari. Non vedo l'ora di sperimentare di persona di cosa siete capaci. Inizia la sfida ragazzi, siamo pronti, siamo carichi contro Dianta, la campionessa della Lega Pokémon. Ok ragazzi, stiamo veramente attenti un po' a tutto. Ok, lei inizia con Aulucia. Questa leggermente me l'ero preparata perché ero davvero convinto di avere troppe difficoltà contro Dianta in questo momento. Quindi mandiamo Granix, che anche se è di tipo anche buio, con un geloraggio spero riesca a buttare giù Aulucia. Vai, 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 vai. Ok. Il primo è andato, ragazzi. Ma ragazzi, voi direte, sì, è difficile, però poi lo batti con un colpo. Aspettate, ragazzi. Ecco qui già Gudra. Ok, per Gudra, per Gudra. Io per Gudra lascerei lui con geloraggio, però ho paura. Perché lo sta mettendo adesso in campo? Ho davvero paura di quello che possa farmi. Ho davvero, davvero paura di quello che possa farmi. Livello 66. Proviamo con geloraggio, vai. Vai col geloraggio. Boom. Non gli facciamo niente. Oh sì, hai evitato l'attacco. Hai evitato il crocolpo. No, fuoco al colpo, come si chiama? Hai evitato con fuoco al colpo, sì. Sì, volevi, volevi, volevi. Vedete ragazzi che è davvero difficile, lui lo regge, ne sono sicuro. E quindi andiamo subito di Mega. E quindi andiamo subito di Parassi, Semen. Andrei anche un po' a addormentarlo e poi utilizzare di nuovo Geloraggio, avendo un po' di paura che si svegli in realtà. Quindi cerchiamo di stare attenti adesso, eh. Ok. Già comunque mi ha mandato in campo subito una delle sue carte migliori. Che stupido che sono! Che stupido! Che stupido, che stupido! A mangia erba! A mangia erba, mannaggia! Andiamo di sonnifero. Io mi ritiro. Io mi ritiro. Perché sono così stupido io? Sono stupidissimo. Sono troppo stupido. Non può essere che io dico no a mangiaerba e poi gli dico sonnifero. No, davvero. Mi sto lasciando un po' far
far prendere dalla paura di perdere. Ok, calmi, curiamo e andiamo subito a risistemare questa situation. Drago Pulsar. Drago Pulsar, ok, brutto colpo pure. Tossina, almeno questa te la devi prendere. Esatto. Ok, ragioniamo sulle cose, ragioniamo. Sì, mangia erba, non fare mosse di tipo erba. Semplice. Ok, altro Drago Pulsar. Ok. Ok, 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 ok. Ci vuole un'altra cura per il nostro Lifus, assolutamente. Questo Gudra già, vedete, è un ottimo avversario. Poi contro il nostro Lifus... Allora, considerando che ha fuoco al colpo, io non posso mettere né Shadow né Granix in questo momento. Poi... Mysterio... Non so fino a che punto sarebbe buono. Vabbè, non sarebbe malissimo, però non so se sarebbe, insomma, utile in qualche modo. Vediamo di Fango Bomba. Ok. Ah, ora... No, non credo che adesso possa fare qualcosa perché c'è la tossina. Buttalo giù. Ok, perfetto, perfetto, ci siamo. Lotta veramente, veramente ostica. Me la sono cercata io in qualche modo, non c'è nessun problema. Aurorus, altra spina nel fianco, ragazzi. Perché per Aurorus... Allora, facciamo così, cambiamo Pokémon. Proviamo a mettere Shadow, perché per lui avevo pensato di utilizzare Foxy. Tipo acciaio lotta, va benissimo. In questo caso dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare assolutamente molto attenti. Ok, vabbè, noi mettiamo pressione, ma lui non mi pare un tipo che si metta un po'... Si faccia fare tanta pressione, ecco. Andiamo di danza spada. E lui usa riflesso, ok. Ok. Direi di utilizzare di nuovo danza spada. Così vediamo se lui adesso poi magari ci attacca. Io provo... Aia Bora. Ai, resistilo. No ragazzi, questa è durissima, ragazzi. Questa è durissima. Bora però può fallire abbastanza, diciamo, facilmente. E in questo caso però no. Allora, io adesso devo per forza curarmi, ragazzi. Per forza, perché in più ha anche il riflesso. Potrei provare ad aspettare la fine del riflesso, aspettare anche la mossa, diciamo, fallita da parte di Aurorus. Bora ancora. Fallisce, una volta falliscila però. Una. Cioè, dico una volta, l'hai fatta già tre volte. Può essere che hai qualche abilità particolare che non mi ricordo che non ti fa fallire mai la Bora? Non può essere. Cioè, sarebbe davvero incredibile. Tuono pure. Tuono e non fallisce nemmeno. Ma cos'ha Aurorus? No, io dopo... Oddio, pure brutto colpo. Dai. No, non ci posso credere. Ok, il riflesso è svanito. Facciamo così. Ricarica totale. So che ne sto utilizzando un sacco, però sono davvero in difficoltà senza Foxy, quindi... Per forza, ragazzi. Di nuovo riflesso, però adesso attacchiamo. Adesso mi hai stufato veramente. Andiamo di notte sferza. Siamo tanto più veloci ed è normale. Ai! Lo potevo fare tre ore fa. Dai così, andiamo. Che dianta, mi stai rompendo le scatole. Tyrantrum. Per Tyrantrum utilizzo Granix. Per lui va bene. Bene. Ok. Abbiamo un po' ristabilito le gerarchie. Abbiamo un po' ristabilito chi comanda. Andiamo di geloraggio. Ho solamente 4 punti potenza di geloraggio. Speriamo che vada a buon fine. Vediamo. Quanto caccia Granix. Ok. Sapevo che per Gudra sarebbe stata una scelta difficile, ma... Me la sono rischiata. Ok, Gorghast. Per Gorghast facciamo così, cambiamo Pokémon.
rimettiamo Shadow e ci prepariamo per l'ultimo Pokémon di Dianta, ovvero Gardevoir, Mega Gardevoir. Quindi adesso un attimo curo anche Lifus, perché sarà lui a doverla sconfiggere. Anche se Mega Gardevoir dovrebbe avere una mossa che mi dà molto fastidio, me come se fossi Lifus. Ok, curiamo Lifus. Curiamo Lifus. Ok, perfetto. Ok, diventiamo anche di tipo psico. Psico, spettro. Perfetto, va bene, non ci fa niente. Noi dovremmo riuscire a buttarlo giù forse in un colpo. Vediamo, notte sferza. Boom. Ok, no, resiste, va bene. Spettro tuffo. Adesso, se io sono più veloce, non lo colpisco. Utilizziamo un danza spada. Così. Ok. Perfetto. Spettro tuffo. Vai, boom. Ok, fa male. Cosa deve fare Shadow? Vai di notte sferza. Perfetto, è andato KO. Adesso potrei anche sfruttare il fatto che... il fatto che ho utilizzato un danza spada per provare un notte sferza contro Gardevoir. Ok? Direi di sfruttarlo. Sfruttiamo un notte sferza. Forse questa è la fine di Shadow. Però... hai finito? Ok. Andiamo di notte sferza, dai. Ovviamente lui si mega evolve. Perché lui potrebbe avere forza lunare che mi fa male. Sì, è pure super efficace, quindi mi farebbe molto male. Notte sferza, vai. Fagli più danno possibile. Sì, così si fa Shadow, così, di prepotenza, one hit KO, si piglia la leadership il mio Shadow, grande, one hit KO, boom bitch, get out the way veramente, Gardevoir, ciaone, proprio ti abbiamo salutato così, abbiamo sconfitto Dianta, bene, e il mio cuore colpito dalla nobiltà di spirito della tua squadra, wow ragazzi, wow veramente, wow, ce l'abbiamo fatta, sono contentissimo, sono veramente euforico, è un'emozione troppo grande per esprimerla a parole. Se non fossi stata campionessa, non avrei avuto questa bellissima occasione per affrontarti. Ne sono proprio felice, tu e la tua squadra siete davvero fantastici. Ora capisco perché il professor Platan era tanto preso dai preparativi a Luminopoli per il nostro nuovo campione. Ma prima, Freke, ti dispiacerebbe seguirmi? Assolutamente no. Andiamo. Con la manina, proprio. Però l'ha presa bene la sconfitta, non come Green, diciamo. Ok. Salvataggio in corso, non spegnere la console. Mi sto registrando? Sì, perfetto. Allora non c'è problema. Sarebbe stato un problema altrimenti. Ok. Eccoci qui davanti Dianta. Eccoci. Questo luogo maestoso è la sala d'onore. Qui verranno ricordati per sempre gli allenatori e i Pokémon che hanno messo a frutto nel modo migliore la loro esperienza e che si sono distinti per il loro eccezionale valore alla Lega Pokémon. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Freke. Io nel frattempo sistemo, ok. Qui verranno conservati per sempre i sentimenti che provi per i tuoi Pokémon. E il modo in cui la tua squadra si è fatta onore lottando per te. Questi ricordi saranno custoditi qui per l'eternità. Tutte Pokéball e Megaball. Così per dire. Ci siamo ragazzi, eccoti nella sala d'onore. Granix, il nostro Greninja. Garchomp, Chomp. Lifus, Venusaur. Mysterio, Aulucia. Shadow, il nostro Absol. E il povero Foxy che è morto e deceduto, no, per poco ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto, siamo campioni della Lega Pokémon, congratulazioni, grazie, gentilissimi, grazie. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a compimento la nostra missione, ovvero quella di completare
Il gioco, la Lega, qualche giorno dopo una grande folla si raduna a Luminopoli per celebrare gli allenatori che hanno salvato Kalos e il nuovo campione. Ed eccoci qui, siamo festeggiatissimi. Ah, rallentatore, proprio cammina così. Ehi, hop, ehi, hop, andiamo a festeggiare. Perché camminate così? Eccoli, il Dream Team, proprio grandi, cioè... Eccoli tutti lì, col professor Platani che invece è 2 metri rispetto a noi. Ok, infatti, non è straordinario tutta questa gente venuta qui ad acclamarvi? Sì, è straordinario. Ma ora fammi andare avanti. Voglio conferirti l'emblema di Kalos per premiare il tuo coraggio. Non ho letto il resto. Tu e la tua squadra siete stati veramente straordinari. Mi sa che tu parli veloce allora. Ti ringrazio a nome di tutta la regione di Kalos. Prego. Abbiamo salvato il mondo, ancora una volta. Grazie di cuore. Ma che, anche loro l'emblema? No, solo io. Infatti, lo volevo solo io. Mica anche loro. Loro non hanno fatto niente. O quasi. Ehi, attenzione, c'è anche il gigantone qui. Lui è veramente un gigante. Lui è alto non 2 metri, 3, 4, 5. Lotta con me. What? Voglio capire cosa significa essere un allenatore. Ok, lottiamo. Parte la sfida, vediamo un po' che Pokémon ha. Parte la sfida di AZ, allenatore. Ok, non mi aspettavo una seconda sfida. Mando in campo Torkoal. Ok, per Torkoal mi va benissimo perché per primo dovrei avere ancora Granix. Esatto, ancora Granix. Perfetto, quindi un bel surf adesso. Oh, livello 60, abbastanza forte, eh? Perché non provavi anche tu a sfidare la Lega Pokémon? Magari diventavi anche tu campione? Nope, perché ci sono io. Ok, il primo è andato. La prossima scelta sarà Golurk. Ma per Golurk potrei lasciare comunque anche lui. Oppure mettere... No, 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 lasciamo lui. Oppure mettere anche Shadow. Ma vabbè, lasciamo lui. Boom. Boom. E... Dai, fallo fuori, fallo secco, fallo nero. Ok, il secondo è andato. Vabbè, con un Granix, devo dire, con un Greninja è tutto easy fino adesso. Sigleaf, cambiamo. Stavolta mettiamo Shadow. Il povero Foxy è risuscitato, però non potevo fare altrimenti, quindi non lo utilizzerò ovviamente nemmeno in questa lotta. Però, c'è. Ok, mando in capo Sigleaf. Eccolo lì. Noi mettiamo pressione, lui non so che cosa fa, ma non ci interessa perché ci muore in un attimo. In un notte sferza. Sì, esatto. Brutto colpo per giunta. Ok, quanti Pokémon avevi? 4? Te ne ho sconfitti già 3? No, 2? Tutti. Ok. Perfetto. Guardate quanto è triste. Ah no, ok, ora è diventato felice. Era triste, poi ha perso e è diventato felice. Lui magari al contrario. Grazie per aver lottato con me, finalmente mi sento libero. Libero dal tormento di aver costruito l'arma suprema. What? Che succede? Ok, adesso ricordo, perfetto. Ritorna dal suo allenatore. Il suo Pokémon perduto. Oh my god. Eccolo. Sì, è minuscolo rispetto anche alle sue mani. Lui ha delle mani alla Gianni Morandi. Sì, è tornato. Yeah. Ok. Flat. Sono passati 3.000 anni. E questo è il meme dei meme. Ok, io tolgo il disturbo? No, arriva pure Platan, cioè non è... Il suo Pokémon l'ha aspettato per tutto questo tempo. Ti è tornato ad amare i Pokémon dal profondo del cuore, come in passato. Una storia strappalacrime. Ok, direi che ci siamo. Abbiamo concluso nel migliore dei modi tutto. Tutto, ok, vabbè, tutto no. Però... La nostra Nuzlocke finisce qui, con questa bellissima immagine di Luminopoli e
anche ovviamente il Fletching che vola, così come tutto è Benizio, ricordate. Bene ragazzi, siamo arrivati ai titoli di coda, benissimo, adesso mi posso rilassare un po', non ci sono più lotte, posso sedermi qua tranquillo e posso dirvi che è finita ragazzi, è finita questa fantastica avventura. Io sono contentissimo perché è un'avventura che non sapevo se sarebbe stata fattibile o meno, dato che ho dovuto inserire tante regole, ho dovuto inserire tutta questa meccanica molto particolare, devo dire, e anche interattiva. Quindi molte volte ho dovuto aspettare i vostri voti, quindi non potevo portarvi in maniera così regolare gli episodi, anche perché ultimamente le votazioni erano veramente, cioè, combattutissime. L'ultima è stata incredibile, ragazzi. L'ultima ho aspettato almeno 2 giorni e c'erano più di 50 voti a testa per i 2 più votati. E gli altri comunque avevano dei voti, soprattutto Shadow in terza posizione, credo. E poi Mysterio, anche Granix, qualcuno l'ha ricevuto. Un po' tutti. Devo dire che questa cosa vi ha coinvolto in molti. E di questo sono veramente contentissimo, perché quando ho ideato questa serie ho pensato: io voglio coinvolgere il mio pubblico, voglio coinvolgere chi mi segue, voglio che segua con attenzione tutta la serie, più che altro perché voglio che sia partecipe, voglio che scelga anche uno di loro come il proseguo, ecco, di questa grande avventura. Ho scelto Pokémon X, come vi ho detto dall'inizio, perché è stato un gioco Pokémon che mi ha fatto riscoprire appunto il brand, mi ha fatto ritornare sui miei passi, dato che non giocavo a Pokémon da tantissimi anni prima dell'uscita di Pokémon X, e quindi ci ho passato veramente tantissime ore, ci ho passato 600-700 ore, ora sta laggando tanto perché purtroppo, cioè, la registrazione sta diventando un po' lunga e quindi a volte mi capita, anche perché gli ultimi episodi li sto registrando abbastanza in fretta, anche perché, chiudo con questi anche perché, l'ultima votazione già c'è stata, quindi potevo portarmi leggermente avanti. Proprio perché, sto cambiando, però alla fine la sostanza è sempre quella, devo già prepararmi per il prossimo Let's Play, che ovviamente cercherò di portarvi il prima possibile. Per il prossimo Let's Play sto cercando di continuare questa mia idea di inventarmi qualcosa, piuttosto che avere una semplice Nuzlocke o anche una Randomizer. Credo che questo vi faccia appassionare un po' di più alla serie. L'ho visto qui, l'ho visto anche in altre serie, e quindi sto cercando di far girare i miei di ingranaggi, e quindi per portarvi qualcosa di bello, qualcosa di carino. Ok, allora, la prossima serie, non vi spoilerò nulla, sarà una serie in collaborazione, sto cercando di... Ho incontrato te su questo grande pianeta. E nello schermo di sotto non... Un attimo, e c'è prezioso incontro di vita. Ah, forse il testo di un'eventuale canzone, non lo so. È nello schermo inferiore, voi non lo vedete perché c'è la mia webcam. Però va bene. Stavo dicendo, il prossimo Let's Play sarà probabilmente, molto probabilmente, in compagnia di qualcun altro. E niente, sto cercando anche appunto di portarvi altra gente anche sul canale. Ovviamente un Let's Play di questo era impossibile da portare con qualcun altro, perché quando si porta un Let's Play con qualcuno non si può avere una certa interattività, perché sono due cose troppo difficili da gestire. Quindi è più facile magari avere qualcun altro, però preregistrarsi gli episodi, oppure viceversa, essere da solo e potersi gestire anche l'episodio caricato subito dopo la registrazione, cose del genere. Comunque ragazzi, allora, a parte tutto questo, io vi ringrazio perché come al solito questi titoli di coda mi servono per ringraziarvi, perché come vi ho detto fino adesso questa serie è stata apprezzatissima, io sono davvero contentissimo di tutto ciò. Io spero di avervi fatto venire voglia di giocare a Pokémon, e non vedo l'ora adesso che escano Pokémon Sole e Luna, quindi la 7ª generazione. E niente, io vi ringrazio ancora per tutto, perché mi avete consigliato, mi avete lasciato un sacco di like, mi avete sostenuto in questa idea e quindi avete votato in tantissimi. Io spero di avervi risposto con un bel Let's Play, magari spero di avervi fatto divertire. Vi ringrazio anche per tutte le innumerevoli fan art che mi avete inviato. Io le ho pubblicate tutte, spero proprio di sì, perché me ne sono arrivate così tante, non c'è una certa che davvero era difficile da gestire. Niente,
Qua abbiamo concluso. Io vi aspetto in un prossimo video, in un prossimo let's play. Non vedo l'ora di cominciarlo sempre insieme a voi, perché come voi sapete il let's play non lo faccio io da solo, ma lo faccio per voi. Questa non me l'aspettavate, eh? Sì, lo faccio per voi, lo faccio insieme a voi, e come questa volta ci siamo divertiti insieme per proseguire, spero che nei prossimi let's play ci divertiremo insieme. Quindi vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo let's play e vi mando davvero un abbraccione incredibile a tutti quanti voi, a tutti quelli che hanno votato, soprattutto perché siete stati davvero partecipi di questa grandissima avventura. I titoli di coda più lunghi della mia vita, non ho mai visto i titoli di coda così lunghi, quindi ragazzi, io vi saluto ancora, vi... No, oh, sono finiti, ok, vi saluto ancora, vi ringrazio, vi do appuntamento a un prossimo video. Pokémon X. E non è vero, c'è ancora la fine! Eccola qua! C'è anche la musichetta. Va bene. Bella ragazzi, vi amo.